Dal 12 al 14 giugno a Parma si terrà il Festival Parma Etica, un festival che affronterà tanti temi che ruotano attorno a scelte politiche, collettive e personali, come l'alimentazione, la strategia rifiuti zero, il benessere animale, che fra l'altro di recente è saltato agli onori della cronaca anche della nostra regione e non abbiamo certo fatto una bella figura. Un festival che, ricordo, lo scorso anno ha registrato 15.000 presenze e il contributo di decine di volontari provenienti da tutta Italia. A differenza della prima edizione, quella del 2014, al festival è stato negato il patrocinio della regione, richiesto anche quest'anno, nonostante che i temi trattati dalla manifestazione siano sostanzialmente simili anche quest'anno. Il rifiuto è stato motivato perché all'interno del vasto e variegato programma di attività e dibattiti erano presenti in tre eventi posizioni, sottolinea l'assessore, che sono in contrasto con le politiche portate avanti dall'assessorato alle politiche per la salute, che non possono essere quindi avvalorate con un patrocinio. Considerando però che la nostra legge dice che il patrocinio è un'attestazione di apprezzamento e di adesione a una singola iniziativa, ritenuta meritevole per finalità di promozione sociale e culturale, visto anche che, leggo dal sito istituzionale di Emilia Romagna Turismo, consideriamo Parma Etico uno dei più grandi festival etici d'Europa a portata di bambino, e rivolto a tutta la cittadinanza, in particolare alla famiglia e ai giovani, per sensibilizzarli ad una vita etica, rispettosa di tutte le forme viventi e dunque sostenibili, chiediamo all'assessore se non ritenga rivedere la propria posizione. Grazie. Nella locandina del Festival Parma Etica sono elencate una serie di conferenze che sostengono tesi che non sono coerenti con le strategie regionali. Mi riferisco in particolare al vaccinazioni, conoscerle per difendersi, sul tema delle vaccinazioni, ma anche le conferenze sul tema dell'alimentazione non sono allineate con le indicazioni regionali. Pur confermando l'impegno di questa regione per la promozione della dieta mediterranea, che prevede un equilibrio di tutti gli alimenti, pur privilegiando frutta, verdure e legumi, si ritiene che l'alimentazione vegana e vegetariana rappresentino una scelta individuale da non contrastare, ma sicuramente da non sponsorizzare. Segnalo anche che nel programma dell'evento c'è la presenza di un intervento contro Expo 2015. Anche in questo caso è evidente il contrasto con le politiche regionali. La Regione infatti ha dedicato a questo evento importanti risorse anche economiche, ritenendolo un'importante occasione di promozione del nostro territorio e delle nostre produzioni. Per questi motivi, per i motivi che ho esposto adesso, la Regione non ha intenzione di rivedere il proprio orientamento e pertanto ribadisce che non può essere concesso il patrocinio ad una manifestazione che sostiene posizioni in contrasto con le politiche regionali. Siamo dispiaciuti perché l'assessore persiste a quello che noi riteniamo un errore. Vogliamo appena ricordare che associazioni e eventi di questo tipo contribuiscono a far crescere il dibattito culturale su temi importanti, come lei ricordava, la corretta alimentazione e l'adeguata informazione sulla appropriatezza delle cure e anche sul tema dei rifiuti. Ovviamente non si può pretendere che per animare un dibattito culturale, e quindi animare un dibattito culturale può avere merito di patrocinio, secondo noi, tutte le opinioni siano allineate a quelle della Regione. Per far riferimento al tema alimentare, voglio solo ricordare come la divulgazione di questi stili alimentari, anche se non sposati in toto, qui noi non siamo qui a difendere una posizione piuttosto che un'altra, siamo qui a difendere il merito che va dato a chi partecipa con impegno gratuitamente a promuovere un buono e sano dibattito culturale e secondo noi quindi va patrocinato. Fra l'altro la divulgazione di questi stili alimentari è in linea, forse non con quella della Regione, ma sicuramente con l'Iran, quando si parla appunto di sponsorizzare l'utilizzo di cereali integrali, legumi, frutta e verdura, come vengono proposti in questa manifestazione. Fra l'altro anche proprio per la prevenzione di malattie come il tumore, eccetera, fra l'altro come illustri colleghi come il professor Venonesi e il dottor Berrino dell'Istituto Tumori di Milano portano avanti, quindi non mi sembrano così lontani anche con linee ufficiali. Ricordo anche che ci saranno relatori eccellenti sul tema rifiuti zero, come Rossanio Ercolini, presidente di Zero Waste Europe. Fra l'altro un tema che la Regione sta studiando e sta approfondendo. Riguardo al tema delle vaccinazioni, non è una conferenza anti-vaccini, è una conferenza per il consenso informato, cioè le persone devono essere informate dei vantaggi e degli svantaggi della vaccinazione. Ci sono vantaggi, come lei ha citato, ma ci sono anche svantaggi. La scelta consapevole dei cittadini deve essere importante. Fra l'altro gli organizzatori avevano proposto di ampliare il dibattito
proponendo anche il punto di vista della Regione. Nella lettera di risposta so che è stato risposto questo. Quindi non capisco perché non riconosciamo il dibattito sulla appropriatezza delle cure. Quindi le motivazioni addotte a noi sembrano improntate a promuovere un pensiero unico, e che secondo me non è quello dello stile e dello statuto della nostra Regione. A questo punto allora forse è meglio che togliamo anche dagli eventi di Emilia-Romagna Turismo la sponsorizzazione di questo evento, perché sul portale Emilia-Romagna Turismo questo Parma Etica Festival è ben messo in evidenza come una manifestazione importante e interessante. Fra l'altro, infine, mi chiedo cosa ne pensi l'assessore del sostegno economico che diamo agli studenti per partecipare ad Expo e del messaggio che verrà veicolato riguardo a loro, riguardo ai corretti stili alimentari, perché quando arriveranno a Expo si troveranno davanti come main sponsor e forse come solo accessibile alle loro tasche all'interno di Expo Ferrero, McDonald's e Coca-Cola, che nelle loro pubblicità sicuramente non propongono modelli e stili di consumo in linea con quanto consigliato dai nutrizionisti e dalle nostre linee guida. Grazie.